Che cos'è un'idea? Un'idea è un concetto o una concezione che nasce dalla mente di una persona. Può essere una teoria, un progetto, un'invenzione, un'immagine. Può essere anche una soluzione a un problema. Può essere sviluppata diventando qualcosa di tangibile oppure un servizio. Le idee possono essere innovative, originali, pratiche o teoriche e possono essere condivise con gli altri. In sintesi è l'inizio del processo creativo per la realizzazione di un sogno. Perché qui, ragazzi, si tratta di un sogno. Sto girando con una 309 Rally dentro un circuito che è stato acquistato da poco da colui il quale 30 anni fa ha avuto una brillante idea, appunto. Cioè quella di creare un'azienda che si chiama Dim Sport, che si prende cura di noi appassionati fondamentalmente. Sviluppano software e hardware per l'elaborazione delle centraline dei motori, permettendo di aumentare la potenza, migliorare i consumi e ridurre le emissioni. Sviluppano anche nuovi carburanti, perché loro, come noi, non vogliono assolutamente rinunciare al motore endotermico. Oggi ve li presento e vi racconto una parte della loro storia. Quindi cuffie, divano, iscrizione al canale e migliaia di like. E divertente da guidare è dir poco. La 309 Rally è una versione sportiva della Peugeot 309, prodotta dal 1986 al 1993. È stata progettata per partecipare ai rally e ha avuto successo in diverse competizioni. 1009 a trazione anteriore, con una potenza di circa 160 cavalli. Ora, perché ho scelto lei piuttosto che la GT3 RS? Mi direte, sei pazzo? Beh sì, un po' sì, però cosa rende queste auto tanto speciali? Intanto il peso ridotto, ovviamente. Le vecchie auto da rally erano progettate con lo scopo specifico di vincere una gara. Questo portava a progettazioni più audaci. Ci sono diverse ragioni per cui guidare le auto moderne potrebbe non dare le stesse emozioni delle vecchie auto da rally, tipo la tecnologia avanzata. Oggi le auto sono dotate di controllo di trazione, controllo di stabilità, freni antibloccaggio, che rendono tutto molto più facile e sicuro. Cosa significa? Che è meno probabile che si verifichino derapate, testa coda, tutte quelle bellissime sorprese che ci emozionano. Con auto come la 309 Rally, invece, hai meno filtri. Entri in curva e avverti immediatamente la torsione dello sterzo, è tutto più diretto. Hai una sensazione di controllo totale, sai che la macchina risponde ai tuoi comandi. E il suono di queste young timer da rally è esaltante. Ti concentri completamente alla guida, sei connesso con la macchina. E cosa succede? Succede che ti diverti da morire. Ti rendi conto di quanto è bello guidare, non che con le auto moderne non lo sia, per carità, però qui c'è qualcosa in più. Diventa un'esperienza emozionante nella vita. Cambio manuale, tre pedali,
vibrazioni ovunque e questo motore che ogni volta che metti una marcia dentro ruggisce. Quindi ho scelto la 309 in pista perché le emozioni che mi regala sono più intense. E poi ragazzi, di Porsche sul canale ne ho fatte moltissime. GT3 manuale, GT3 RS pacchetto WSAC, GT3 992, 997, 993, 930 turbo, tante ne ho fatte. Sono meravigliose, ma oggi volevo un'emozione più forte. Cioè, che gli vuoi dire una macchina del genere? La sfrutti al limite! È ovvio che siamo su un altro pianeta, raga, però è qui è dove uno anche impara a guidare, si esprime di più, meno velocità e il rapporto con la macchina è immediato, diretto. È quello che fa una grande differenza. Team Sport, sono partiti da qua. Ciao a tutti, sono Giovanni De Regibus e oggi siamo qua con Matteo per raccontarvi la nostra storia che parte dal lontano 1991. Abbiamo iniziato questa avventura che si chiama Dinsport, che nasce da una passione sfrenata nel mondo dei motori e applicata al mondo della competizione, e questo ci ha portato a essere già nel 1991 leader nel settore dell'elettronica applicata alla competizione. Dopodiché abbiamo sviluppato su tutti i settori motoristici competitivi questa elettronica, vincendo svariate competizioni. Ci siamo resi conto che ci andava un po' stretta solo la competizione, dovevamo portare questa esperienza al mondo stradale, e da lì è nato tutta una serie di prodotti che hanno permesso di trasportare questa esperienza al mondo stradale per dare la possibilità alle officine di andare a modificare la parte elettronica dei veicoli. Senti Giovanni, allora questo circuito, a parte che mi è piaciuto tanto, ma soprattutto, ma è il mio sogno. Cioè, avere una cosa del genere, che tu a fine giornata, quando sei un po' stressato, vieni qui, due curve. Esatto, io un paio di volte alla settimana vengo, apro il cancello, mi faccio due giri, scarico l'adrenalina e sono a posto, e ricarico le batterie. E ci credo. È partito tutto da quel gioiellino che mi hai fatto guidare. Sì, diciamo che la 309 è stata la partenza di tutta questa avventura che praticamente per me è quasi durata una vita. Certo. E come si suol dire, fare un lavoro da una passione. Nell'arco degli anni questa azienda si è sviluppata e oggi possiamo contare su circa 120 dipendenti con 5 sedi nel mondo. Questo ci permette di essere molto più capillari nella distribuzione, e specialmente la cosa che più ci fa onore è riuscire a dare una formazione, un'assistenza tecnica sempre nel più breve tempo possibile. E questo ci ha permesso di crescere in tutti questi anni, fino arrivando ad oggi, dove finalmente siamo riusciti anche ad acquisire un sito dove all'interno c'è un circuito che ci permette anche di fare i test e di divertirci come abbiamo fatto oggi con la mitica 309 e la Porsche GT3. Negli ultimi anni abbiamo anche costruito una sala pro emissioni per poter garantire ai nostri clienti di non uscire dalle regole delle emissioni dei veicoli. E il circuito ci permette anche di fare i test tramite dei sistemi PEMS, che sono i sistemi portatili per le emissioni, e quindi farli su strada senza dover circolare sulla libera strada. L'iniziativa del circuito non è rivolta alle competizioni, ma a test su ricerca di nuovi carburanti, sì, nuove esperienze. Fammi sentire sto bolide. Thank you.
Parliamo dei prodotti. Il primo nato è il sistema di rimappatura delle centraline, che si chiama RACE. Questo è un software interamente sviluppato da noi, che quando le centraline erano dotate di una apron, si andava a lavorare direttamente sulla apron. E noi all'epoca abbiamo costruito un emulatore che permetteva di emulare in tempo reale il funzionamento del motore. E questo ha permesso per svariati anni ai preparatori e alle officine generiche di capire come si comportava il veicolo all'interno della centralina. Poi, con l'avvento delle nuove tecnologie, tramite la presa UBD, si riesce ad andare a riprogrammare la centralina e andare a personalizzare e a togliere difettosità o incremento di prestazioni nel caso ci fosse l'esigenza. In un secondo tempo è nata la centralina aggiuntiva. Noi lì abbiamo una gamma completa al 90%, che sono le applicazioni di ogni veicolo, ma veicoli parliamo di vetture, camion, trattori e tutti i mezzi movimento terra, barche, tutto dove c'è un motore diesel, noi riusciamo a intervenire anche con la centralina aggiuntiva. Questo tipo di lavoro ci ha portato a sviluppare un banco prova potenza, perché diciamo che il nostro cliente deve certificare il lavoro ai suoi clienti. Di conseguenza, il banco prova potenza è uno strumento che permette di andare a certificare il buon esito del lavoro fatto sulla vettura del suo cliente. Di conseguenza abbiamo creato questa linea di banchi prova che parte dalla motocicletta, va al veicolo leggero e va al veicolo pesante, senza dimenticarsi anche del trattore agricolo, e questo permette di certificare la coppia e la potenza dei vari veicoli dove si interviene. Il banco prova è uno strumento di misura. La nostra missione è stata quella di cercare di rendere uno strumento il più ripetibile possibile, perché date le variabili la ripetibilità deve essere fondamentale. Siamo partiti da dei banchi inerziali, poi abbiamo approcciato il mondo dei banchi frenati, banco frenato con gli assi legati con un sistema idraulico, poi sempre inseguendo le nuove tecnologie siamo arrivati oggi a un banco prova con un albero gardanico che permette un rotolamento esattamente uguale tra l'asse anteriore e l'asse posteriore del veicolo, malgrado sia un due ruote motrici anteriore, un due ruote motrici posteriore o un quattro ruote motrici. Ti ringrazio per questa esperienza che ci hai fatto vivere. Ma grazie a te. Complimenti, anche perché malgrado la vecchietta 309 dice ancora la sua. Ma io l'adoro, ma mi ha fatto venire i brividi. Io l'ho vista nascere da quando è arrivata nuova, uscita dalla concessionaria, quando è diventata così, una macchina da corsa. Il discorso dei nuovi carburanti che hai fatto poco fa, sì, mi fa riflettere, perché stiamo andando in una direzione un po' strana. Se riuscissimo a trovare dei carburanti diversi che ci permettono di ancora emozionarci, Vabbè, fa una grande differenza. Anche perché io sono un adoratore del motore termico, e per me far morire il motore termico vuol dire perdere un pezzo di vita, ma sì, non solo per me, ma per tutti quegli appassionati, certo, che gli piace un po' di brivido, un po' di rumore e un po' di odore di questo olio bruciato che rimane nel sangue. Che è pura poesia. Sì. Hanno fatto un'auto perfetta. Sì. Questa è una macchina da corsa. Questa è una macchina da corsa. È una macchina da passeggio che ci puoi anche correre. Wow. Ragazzi, credo di aver passato una delle giornate più belle della mia vita. Giovanni, non so veramente come ringraziarti. Mi hai fatto vedere delle cose bellissime oggi. Piacere. Tanta passione. Mio. Grazie davvero. Ragazzi, grazie a te.
mettete like a questo video, per me bellissimo e importantissimo, mi ha reso felice, spero anche a voi. Se sì, lasciateci un bel like, seguite sui social questa meravigliosa Dim Sport, vi lascio tutto qui sotto in descrizione, link al sito, contatti. Grazie. Social. E grazie a tutti voi che ci guardate, e un augurio che possiate avere delle emozioni come le nostre di oggi.